Dopo i due incidenti di ieri, altra giornata nera sulla 4 con due tamponamenti che hanno creato lunghe code, un primo schianto tra tre mezzi pesanti, il secondo tra un trasporto eccezionale e un furgone. Un gruppo di giovanissimi sempre più aggressivo sta seminando il terrore nel quartiere Circus a Chirignago. I residenti hanno paura e chiedono soluzione immediata. Presi i ladri dilettini che da un paio di settimane agivano allo stabilimento balneare Seven a incastrarli le telecamere del circuito della polizia locale. Protesta degli studenti questa mattina davanti a Palazzo Ferro Fini. Pochi giorni all'inizio della scuola denunciano e la regione è ancora senza assessore all'istruzione. Uno sciopero proclamato all'unanimità delle rappresentanze sindacali dei lavoratori del teatro La Fenice ha fatto saltare la Turandot prevista per venerdì sera. Accolta da una folla entusiasta al Lido è arrivata Angelina Jolie, accompagnata da Pierfrancesco Favino, Alba Rock Wacker e Paolo Larrain, la diva e protagonista del film Maria. Domenica si svolgerà la terza edizione della Joy Run organizzata da 90 di Piave Designer Outlet e c'è ancora tempo per iscriversi. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo con la cronaca dalle strade della provincia. Lo avete sentito dai nostri titoli, altra giornata nera in A4 per due incidenti in seguito ai quali l'autostrada è stata chiusa. I tamponamenti questo pomeriggio tra San Donà e Cessalto, Emeolo e San Donà. Dopo i due incidenti di ieri, in uno dei quali un automobilista di 41 anni ha perso la vita, oggi altra giornata nera in A4 con chiusure e code. Il primo schianto tra tre mezzi pesanti intorno alle 14 ha comportato la chiusura dell'ingresso allo svincolo di San Donà di Piave in direzione Trieste. Nessun ferito. Qualche ora dopo, intorno alle 15:45, altro incidente tra Meolo e San Donà nel tratto a tre corsie dell'autostrada sempre in direzione Trieste. Lo schianto è avvenuto al chilometro 419, coinvolti un trasporto eccezionale e un furgone il cui conducente è rimasto ferito. Tanti, troppi incidenti sul cosiddetto tratto maledetto. A chiedere di accelerare i lavori sono anche gli espropriati. È una questione di civiltà. Fate presto la loro voce. Noi siamo qua pronti, ben lungi da qualsiasi operazione di ostacolo, anzi vogliamo che la cosa parta prima possibile e venga risolta prima possibile. Cioè, a questo punto è un fatto morale, è un fatto di sicurezza, è un fatto di civiltà. Ne fa una questione di civiltà Ivano Menegaldo, uno dei tanti cessaltini espropriati per fare spazio ai lavori della terza corsia sul tratto maledetto della 4. Nessuno da queste parti contesta l'utilità dei lavori, ma tutti chiedono che i cantieri accelerino. Solo a Cessalto i cavalcavia sono 5. Prima di parlare di terza corsia bisogna ampliare questi manufatti e rifare tutte le intersezioni. Il messaggio degli espropriati è chiaro. È ciò che è pubblico vale di più e viene prima del privato. Se ci sono dei morti è fuori discussione, questo tratto qua va risolto. Noi sappiamo che qui adesso c'è un appalto per il cavalcavia e poi ci sarà l'altro appalto per stendere il nastro della terza corsia vera e propria. Quindi passeranno altri anni di morti e di disgrazie, che è ora che finiscano. Il problema è che muore una volta il camionista serbo, una volta quello del Montenegro, eccetera. Immaginare di fare un'associazione delle vittime è ovviamente difficile, molto, molto complesso, però rischiano di essere veramente morti per le quali non ci sarà mai nessun colpevole, ma invece questo è un problema. Nel caso di Menegaldo, l'atto di esproprio risalente al 2022 riguarda parte del suo giardino. La scarpata che vedete al momento è stata solo parzialmente disboscata. Questa casa invece, che si trova dall'altro lato della strada, deve ancora essere abbattuta. A Santa Maria di Campagna il cantiere, in corrispondenza di un secondo cavalcavia, sembra a uno stadio più avanzato, ma in attività c'è solo un piccolo escavatore. Proprio in questa zona ci sono stati tre abbattimenti di tre case che sono venute meno, quindi anche gli espropriati, le persone che hanno pagato questo scotto lo hanno pagato e sono quindi adesso a chiedere di incominciare i lavori, di andare avanti. È una necessità anche nei confronti e nel rispetto di chi ha abbandonato la propria casa, chi ha visto il proprio pezzo di terreno venire meno. Vogliamo in qualche modo l'inizio dei lavori per risolvere questo problema. E un gruppo di giovanissimi sempre più aggressivo sta seminando il terrore in un quartiere a Chirignano. I residenti chiedono una soluzione immediata.
Un'escalation di aggressioni, atti vandalici, offese di ogni genere sta terrorizzando i residenti, ma soprattutto gli anziani, qui nel quartiere Circus di Chirignago. Un'anziana di 89 anni è stata presa a schiaffi, un uomo picchiato con un pugno al volto e calci sulla schiena dopo essere stato colpito da una pallonata. E questi sono solo gli ultimi episodi. A seminare il terrore un gruppo di minorenni che si aggira in zona tutte le ore, comprese quelle notturne. Tenono a reagire, a chi li accusa di fare una cosa. Loro subito violentemente si oppongono in maniera assolutamente non tollerabile, soprattutto verso le persone anziane. A volte usano linguaggi volgari, molto offensivi, sessisti. Sono conosciuti, come raccontano dall'associazione I Celestini, che si ritrova al centro Montessori di Chirignago, ma non si riesce a trovare una soluzione. Vanno dai 10 anni ai 13, quindi insomma cerchiamo anche di capire che un quartiere non può andare in crisi per dei ragazzini di questa età. E quindi, ma non perché i cittadini non abbiano diritto di essere preoccupati e spaventati, perché è giusto che sia così, che lo siano e che lo denuncino. Dobbiamo trovare delle forme di risposta tutti insieme per dare sia una risposta a breve che una risposta a medio e lungo termine. C'è chi ha segnalato vandalismi come furti di biciclette, cassonetti incendiati, la rottura di estintori. Di recente si sono svolte anche due assemblee pubbliche alla presenza del presidente di municipalità Tagliapietra e del vicecomandante della polizia locale Franzoi per far fronte al problema. Ma ora bisogna agire, evidenzia Brusò. Ci rendiamo perfettamente conto che trattandosi di minori, cioè, va attivato ben altro, insomma. Io credo che in questi anni bisogna farci una domanda di come le istituzioni, in particolare l'amministrazione comunale, abbia impostato queste questioni educative, spesso affidandole alle associazioni private, no? O alle associazioni spontanee. Però secondo me manca una direzione, manca un disegno globale. E non sarebbe stata un'emorragia la causa del decesso del 47enne di Marghera, morto a Ferragosto 10 giorni dopo un intervento eseguito all'ospedale di Cittadella. Una causa certa ancora non c'è, esclude però un'emorragia l'autopsia eseguita sul corpo di Stefano D'Abrosca, il 47enne di Marghera, morto a Ferragosto, dopo che il 5 era stato sottoposto a un intervento per un ascesso retro tonsillare nell'ospedale di Cittadella. Per la morte sono indagate 5 persone componenti dell'equipe sanitaria nell'ambito del procedimento per omicidio colposo aperto dal PM padovano Benedetto Roberti dopo l'esposto presentato dalla famiglia di D'Abrosca. Un uomo sano che non aveva mai avuto problemi, ha raccontato a più riprese la sorella Susanna, che non riesce a darsi pace e ha chiesto che sulla morte di Stefano venga fatta piena luce. Dopo un primo passaggio dal suo medico per un anomalo gonfiore, l'uomo era stato ricoverato a Cittadella e sottoposto a intervento chirurgico. L'operazione era andata bene e dopo alcuni giorni di ricovero, prima in terapia intensiva, poi in reparto, D'Abrosca era stato dimesso. Stava trascorrendo la convalescenza dalla compagna quando a Ferragosto l'uomo è morto. Durante l'autopsia sono stati prelevati campioni di tessuto e di vari organi che verranno sottoposti ad esame. I risultati completi saranno inviati al magistrato entro 60 giorni. A Bibbione e Pineda presi ladri di lettini che da un paio di settimane rubavano dallo stabilimento Seven. Ecco il video che ha incastrato il ladro di lettini, sdraio e sedie che da un paio di settimane agiva insieme ai suoi complici a Bibione Pineda svaligiando quanto era possibile rubare dallo stabilimento Seven alla Bibione Mare S.P.A. Il ladro, un quarantenne friulano domiciliato a Bibione, denunciato dalla polizia locale di San Michele al Tagliamento per furto a piede libero. Insieme alla sua banda, tutta di italiani, sono stati rintracciati dalla targa proprio della sua auto che veniva utilizzata per i furti, grazie al circuito di telecamere comunali del territorio. Stavolta è andata proprio bene, nel senso che c'era un furto reiterato dei lettini una notte, delle sdraio la notte dopo per completare l'arredo del giardino. E le telecamere hanno individuato i responsabili. L'area furtiva è ritrovata in casa del friulano nel corso della perquisizione di mercoledì 28 agosto, disposta dalla procura di Pordenone. I raid notturni per tenersi l'area furtiva per uso personale e familiare, da utilizzare nel giardino di casa o nel solarium. La polizia locale di San Michele al Tagliamento, che tengo a ringraziare
molto. E il PM molto velocemente hanno fatto sì che al furto susseguisse una perquisizione domiciliare e abbiamo di nuovo i lettini in spiaggia al loro posto. E questo grazie al lavoro di telecamere e forze dell'ordine. Protesta degli studenti questa mattina davanti a Palazzo Ferro Fini. Pochi giorni all'inizio della scuola denunciano e la regione ancora senza assessore all'istruzione. A 40 giorni dalla partenza dell'assessore regionale all'istruzione Donazzan, eletta all'Europarlamento, non è ancora stato nominato un sostituto e gli studenti non ci stanno. Per questo la rete degli studenti medi del Veneto e l'Unione degli universitari di Venezia, Verona e Padova hanno messo in scena una protesta davanti al Consiglio regionale. Siamo davanti al Consiglio regionale con un cartonato, perché è l'unica cosa che questa regione ci dà, è l'unico interlocutore che in questo momento la popolazione studentesca può avere. Dobbiamo giocare a indovina chi sarà il prossimo assessore, che siano i problemi di caro libri, che siano i problemi di trasporti, che siano i problemi di caro scuola università o i problemi di residenzialità e le borse di studio ancora vacanti e non assegnate agli studenti, abbiamo un'intera popolazione studentesca lasciata sola da questa regione e dietro alle belle parole di Zaia si nasconde semplicemente una responsabilità politica che parla di vicinanza alle famiglie, ma è più interessata ai giochi di poteri interno al palazzo. Sul tavolo tornano questioni note, dal problema delle borse di studio alla necessità di interventi di edilizia scolastica, progetti didattici, residenzialità universitaria. Ci auguriamo che il futuro assessore possa non essere all'altezza della Donazzan, ma non possiamo avere particolari speranze di fronte alla maggioranza regionale che antepone i suoi giochi di palazzo e i suoi litigi al benessere del diritto allo studio degli studenti. Sulla questione è intervenuta anche Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, che giudica opportuna la manifestazione di protesta degli studenti. Nel pieno caos delle nomine di docenti e presidi, ha dichiarato, la paralisi nella scelta del nuovo assessore regionale all'istruzione dimostra la noncuranza del governo veneto di centrodestra nei confronti di questo settore essenziale per la crescita dei nostri giovani. Poche ore dal nuovo insediamento al Ferrofini, come neo capogruppo di Fratelli d'Italia Luca Spavanetto, già con i primi nodi da sciogliere in ambito regionale. Passaggio importante, io ringrazio naturalmente tutti i consiglieri regionali del mio gruppo. Così Spavanetto sul suo nuovo ruolo in consiglio regionale come capogruppo di Fratelli d'Italia. A poche ore dal nuovo incarico già i primi nodi da sciogliere, prima fra tutti, a meno di 2 settimane dall'avvio del nuovo anno scolastico, le deleghe lasciate da Elena Donazzan e capire chi sarà il prossimo assessore. È una partita che sta gestendo il coordinatore regionale di concerto naturalmente con il presidente Luca Zaia e il presidente del Consiglio dei Ministri, che in questo caso è il nostro presidente del partito, Giorgia Meloni. E quindi tra loro due, nella rosa di nomi che sarà fatta dal coordinatore regionale, poi sceglieranno quale sarà il profilo migliore per essere il sostituto degno di Elena Donazzan. Quindi l'altro tema del momento, anche spinoso, la questione IRAP. C'è stato un incontro con l'assessore Calzavara, che è l'assessore al bilancio, e con questo incontro tecnico abbiamo visto come funziona, tra virgolette, questa richiesta di manovra e quindi quali sono le spese, e naturalmente da questo momento possiamo fare le nostre valutazioni, che faremo naturalmente nelle prossime settimane. Spavanetto è anche segretario provinciale di Fratelli d'Italia a Venezia. Per risolvere il nodo dell'incompatibilità tra questo incarico e il nuovo ruolo, ha rimesso il mandato di segretario provinciale nelle mani del partito, che deciderà a sua volta se riconfermarlo come presumibile o meno. No. Braccia incrociate al Gran Teatro La Fenice per lo sciopero proclamato all'unanimità dai sindacati, che ha fatto saltare la Turandot prevista per il 30 agosto alle 19, a rischio anche altre due date, quella del 13 settembre e del 20 novembre. Il comunicato sindacale parla di cronica incapacità della direzione del teatro di mantenere corrette relazioni sindacali, rendendosi spesso protagonista di atteggiamenti lesivi nei confronti dei lavoratori e di atteggiamento totalmente contrario. La dirigenza da parte sua dà una lettura opposta dei fatti, ritenendo irricevibili le richieste e le posizioni sindacali. Per quanto riguarda lo spettacolo di venerdì sera cancellato, le modalità di rimborso per i biglietti sono le seguenti. Acquisti online: per gli acquisti online verrà automaticamente sulla carta di credito utilizzata entro i 30 giorni, per gli acquisti invece presso le biglietterie tramite biglietteria telefonica gli acquirenti riceveranno relativa comunicazione dall'ufficio ticketing di Vela S.p.A.
E ora noi apriamo invece l'ampia pagina dedicata alla mostra del cinema. L'81esima a Venezia è partita alla grande. Ripercorriamo dunque la serata inaugurale tra le voci raccolte al Lido da ieri sera a questa mattina. Al Lido sono già tanti i messaggi che arrivano dall'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che ieri sera si è aperta con un red carpet scintillante. Sono molto contenta di essere qui e di iniziare questo viaggio insieme a tutti voi. La mostra si conferma un appuntamento di rilevanza internazionale, come dire, basta scorrere insieme l'elenco dei partecipanti e dei presenti per capire quanto il mondo riconosca un valore alla Mostra del Cinema di Venezia. E ci saranno importanti interventi anche del governo a favore del cinema. Beh, il governo sta facendo molto sul cinema. Noi abbiamo voluto, come dire, ristrutturare e riammodernare il sistema dei contributi al cinema, innestando anche elementi di moralizzazione, ma di riorganizzazione e di efficientamento della spesa. Sono soldi dei cittadini italiani e quindi bisogna spenderli con accortezza. Io sono emozionato già dal primo giorno in cui ho assunto la responsabilità della Biennale di Venezia, quindi l'emozione, diciamo, che è la costante delle mie giornate. De Sica per me è, insieme a Fellini, il più grande regista che abbiamo avuto in Italia, e quindi quel film lì non soltanto onora Napoli, ma onora l'arte di un grandissimo autore come Vittorio De Sica. Infatti Andrea De Sica ha avuto parole molto grate verso il vostro lavoro che avete fatto. È stato un lavoro, grazie anche a Cinecittà, tecnologica a disposizione di questo recupero di un film straordinario. Ultimissima, non ti posso non chiedere una cosa sul Napoli. Come siamo messi? Scusami, abbiamo fatto un film che celebra Napoli, quindi il Napoli è sempre centrale alla vita di tutti gli italiani. E mentre al Lido si apriva la mostra del cinema ieri sera, un centinaio di persone si sono date appuntamento in piazzale Santa Maria Elisabetta per chiedere un potenziamento dei servizi sanitari al Lido, Pellestrina e nel centro storico. Il corteo ha percorso pacificamente il Gran Viale per spiegare a tutti i passanti le ragioni della mobilitazione. Manifestazione organizzata dal Movimento per la Difesa della Sanità Veneziana e dall'Associazione Amici del Giustinian. E ora la nostra intervista a Valerio Mastandrea, che ha aperto la sezione Orizzonti dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con il suo film Nonostante. Valerio Mastandrea arriva a Venezia con il suo bel film Nonostante, che apre la sezione Orizzonti ufficialmente all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. In Laguna c'è stata molte altre volte, ma questa è la sua prima opera in regia e confida una grande emozione. Sono tanti anni che vengo qua e è sempre un'emozione diversa. Il film uscirà a marzo 2025. Il cinema italiano non è morto mai, come invece si dice spesso, artisticamente mai. Pieno di registi, di registe, di attrici, di attori interessanti che sanno fare questo mestiere. Diciamo che è un po' l'apparato che dovrebbe sostenerlo produttivamente da un punto di vista della distribuzione, quello è sempre stato, diciamo, il problema principale per il cinema italiano, e speriamo che piano piano riusciremo ad avere un po' più di equilibrio rispetto a quelle cose. Un saluto a tutti gli amici di Media Nord-Est, ovunque vi troviate. E domenica si svolgerà la terza edizione della Joy Run, organizzata da 90 di Piave Designer Outlet. Le iscrizioni sono ancora aperte. C'è tempo fino a domenica per iscriversi alla terza edizione della Joy Run, la corsa organizzata da 90 di Piave Designer Outlet con OSD Atletica Mottense, Comune e Città Metropolitana. Basterà presentarsi direttamente all'outlet la mattina. Si parte domenica alle 8.30 davanti al municipio. Il punto di ritrovo sarà al parcheggio A e B dell'outlet a partire dalle ore 7. La gara prevede un percorso di 10 km competitivi e 2 non competitivi da 10 o 5 km. Quest'anno partecipa anche una delegazione di Fondazione Cortina, braccio operativo territoriale delle Olimpiadi 2026.
In piazza dell'Arsenale saranno esposti un monobob utilizzato sia dagli atleti paralimpici che dalle atlete olimpiche. A tutti i partecipanti sarà consegnata una t-shirt tecnica e altri omaggi. Ci sarà poi una navetta per il trasferimento dall'outlet al luogo di partenza e saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne sia della gara competitiva che delle 2 non competitive, oltre al gruppo più numeroso. Con questa corsa il gruppo sostiene la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali e l'Associazione Endometriosi, cui sarà devoluto il ricavato delle iscrizioni. E si chiude così questa edizione dei telegiornali di Antenna 3. Grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti. L'augurio di una buona serata. Arrivederci.